Giorgio della seconda B. Stiamo girando un documentario sul nostro paese, Monteroni. Venite con me nella sala computer. Abbiamo la possibilità di vedere Monteroni dall'alto. È come se stessimo volando su un elicottero. Guardate. Monteroni nacque nel periodo della conquista romana e molto probabilmente il nome deriva da Mons Tironum, cioè campo di addestramento, dove le reclute si allenavano prima di entrare nell'esercito. L'accampamento pare che fosse nella zona di San Fili, posta più in alto rispetto al territorio circostante, ma non tutti sono d'accordo con questa spiegazione dell'origine del paese. Ragazzi, ho scoperto notizie interessanti sulle origini di Monteroni, venite! Professore, cosa sappiamo di Monteroni, sulle origini di Monteroni? Guarda, la sappiamo quasi nulla, non ci è rimasto nulla. Quello che noi diciamo, Mons Tironum, è una ricostruzione del 500 o del 600 addirittura. I dotti di quell'epoca, per dotti intendo dire i professori di quell'epoca, erano pochissimi i professori in un paese, forse uno o due, no? Pensavano di far derivare il nome Monteroni o Montironi, queste erano le due accezioni diverse del nome, o da Mons Tironum o da altre più o meno similari origini. Mons Tironum cosa vorrebbe significare? Monte delle reclute. Si inventarono, non so se hai afferrato il discorso di poco fa, si sono inventati questa origine, come se Monteroni avesse dato ospitalità alle reclute. Ma è una leggenda, è una ricostruzione. Monteroni nasce soltanto nell'epoca dei Normanni. Allora, per la prima volta abbiamo la citazione di Monteroni in un documento della fine del 1100. Ora, il primo documento di Monteroni risale al 1100. Prima non ci sono documenti di nessunissimo genere. Monteroni vuol dire semplicemente rialzo di terreno. Vuol dire, e infatti se voi vedete qua poco poco, no? Che venendo dalla piazza Falconieri fin qua, c'è la salita. I contadini della città di Lecce scendevano giù, no? E quando scendevano giù vedevano da lontano questo ritornare verso l'alto della pianura, della valle. E quindi chiamarono questa zona rialzi di terreno, lì Monturuni. Questo è tutto. Ritrovamenti archeologici non c'è nulla. Le prime testimonianze sono del 400. Questo per esempio è una delle testimonianze più antiche di Monteroni, questo affresco. Una delle testimonianze più antiche in assoluto di Monteroni. Vedete, qui abbiamo un bivio, vi rendete conto? Da Monteroni si sale per andare a destra e a sinistra. Allora, all'incrocio di queste due vie, che erano importantissime perché praticamente andavano a finire nel feudo di Copertino, da una parte e nell'altra parte del feudo di Vergiano e di San Nicola, che appartenevano addirittura al vescovo di Nardò come proprietà. Qui, evidentemente, secondo una tradizione che possiamo fare risalire alla notte dei tempi, questa sì, c'era una cappellina, una cona, le cone le avete sentite mai nominare? È un termine che deriva dal greco e che significa icona, eccola, un'immagine, forse un'immagine della Madonna, una cappellina molto piccola. Poi la cappella fu praticamente buttata a terra perché era troppo piccola, minuscola, e fatta una nuova cappella. Siamo alla fine del 500. E però anche questa cappella era diventata troppo piccola e all'inizio del 600 venne finalmente costruita una cappella più degna, diciamo, che era l'unica, pensate un po', tutta in muratura, tutta. E questa era la cappella che è rimasta in piedi fino al 1970. Allora, Fili, il nome Fili. E qui c'è moltissimi dei monteronesi studiosi prima di me hanno tentato di dare un significato. Philos in greco significa amore, significa
come aggettivo amico, la Madonna dell'amicizia, la Madonna dell'amore, non si sa, del bell'amore, diceva il professore d'arte, non so se l'avete sentito nominare, il preside d'arte, e la Madonna del bell'amore sarebbe la Madonna che ha il bambino. Però questo è un affresco bizantineggiante. Fili, allora, che cosa vorrebbe significare? In greco bizantino, Felix, si dice felice, significa felice, San Felice. Quindi probabilmente in origine c'era qualche cappellina dedicata a San Felice. Caduto l'impero romano, Monteroni subì più volte il saccheggio da parte dei turchi e dei barbari. Ma è nel periodo normanno, agli inizi del XII secolo, che Monteroni divenne importante poiché faceva parte della contea di Lecce, come la maggior parte dei paesi salentini. Nel 1250 l'imperatore Federico II cedette il casale ai feudatari di Cremona, ai quali succedettero i Monteroni, che lo detennero sino al 1500 e vi costruirono il primo nucleo dell'attuale palazzo baronale, simile a una piccola fortezza. Il palazzo baronale ebbe molti proprietari, ma fu nel XVI secolo, con i baroni Lopez e Roglio, che fu impreziosito, ampliato e trasformato in sede baronale del gusto barocco. Il piano superiore ospitava tra l'altro un'importante biblioteca, dove erano custoditi circa 200 volumi scritti in lingua volgare. E la nostra piazza in realtà sono due piazze che si sono unite e hanno formato, hanno creato questo slargo, questo ambiente a forma di clessidra. Possiamo dire che abbiamo una piazza religiosa, che è quella antistante la chiesa, e una piazza laica, che è quella antistante il palazzo. Dopo le prime basolature si è visto l'importanza che aveva un pavimento nella piazza, per cui si è basolato tutta l'intera piazza. L'antico basolato è rimasto sino al 1963. Dopodiché fu ricoperto con uno strato di bitume fino al 2001-2002. In seguito ai lavori del basolato sono stati scoperti dei manufatti che sono datati intorno al 1200-1300. E sotto il palazzo si sono trovati dei cocci di anfore, di vasi, anche decorati. Del giardino invece, nel giardino pubblico, si dice addirittura che i reperti trovati possano essere datati addirittura all'epoca romana. Questo cortile poi quindi si è trovato chiuso nell'Ottocento e lo vediamo così com'era. Nel Settecento viene ampliato ulteriormente, espandendosi soprattutto verso la piazza, e per cui si ha questa conformazione di cortile chiuso, insieme a quella scalinata che dà l'accesso a un cosiddetto giardino pensile. È ovvio che all'origine il giardino del palazzo era molto più esteso dell'attuale e arrivava sino all'attuale via Filiberto Monteroni e all'attuale via Solazzo, comprendendo un'ampia zona di terreno. Successivamente si è ridotto a una superficie di circa 3.500 metri quadrati. Nel 1838 la proprietà viene divisa tra i due fratelli Lopez, per cui noi abbiamo questa divisione anche del giardino che risale al 38. E noi vediamo qui un muro che c'è ancora, che ha diviso e divide tuttora le due proprietà. Attualmente abbiamo una parte comunale, un giardino, e una parte privata. I baroni fecero costruire anche la torre dell'orologio, che si trova accanto alla chiesa matrice. È la chiesa più grande del paese. Ce ne parla Giuseppe Mancarella.